Siamo arrivati alla 42esima edizione degli Incontri Europei con la Musica e contiamo di, naturalmente di procedere anche, anche oltre. Comunque eh, per chi ci segue, per gli amici eh, che ci seguono da molto tempo, questo è diventato un appuntamento tradizionale dell'inverno, a sabato pomeriggio alle 16 in Sala Piatti, che è la nostra sede da, da cui la manifestazione è partita, eh, la manifestazione era partita eh, appunto 42 anni fa eh, grazie a un'idea di Vittorio Fellegara eh, che voleva avvicinare pubblici diversi, affrontare re repertori mh, insoliti e convincere comunque che anche la musica contemporanea eh, era musica e non era eh, nulla di diverso dalla musica che si ascolta normalmente. Quindi eh, le linee programmatiche sono un po' queste. All'interno della stagione ormai da, da parecchi anni c'è uno spazio proprio sulle ultime tendenze, sul panorama di quello che si produce e si fa eh, in tutto il mondo, devo dire, anche naturalmente con lo spazio ridotto. Eh, di quattro appuntamenti ma questi quattro appuntamenti gestiti dall'Assemblea crom stanno diventando anche questo un punto di riferimento ma di questi ne parleranno proprio gli amici di acrom eh, la prima data è sabato 11 febbraio alle ore 16 ed è il primo appuntamento di acrom poi seguirà eh, il sabato successivo il 18 il gruppo fiati musica aperta sotto la mia direzione e eh, è un programma dedicato ai grandi autori classici romantici, ma con un tema canto di ringraziamento. Canto di ringraziamento si ispira ovviamente all'ultimo movimento della eh, sesta sinfonia di Beethoven che verrà presentato in una trascrizione per fiati. E, m, altre trascrizioni per dare un'idea un di di questo, di questo senso musicale eh, attraverso appunto le, le composizioni di Carmaria von Weber, di, di Haydn eh, e anche dello stesso Donizetti e Beethoven. Poi eh, saltiamo al 4, 4 marzo. Eh, 4 marzo è un, un concerto. Dedicato alla vocalità da camera. Normalmente noi ci impegnavamo a far conoscere il lead romantico, l'idromantico che non è molto conosciuto eh, alle nostre latitudini, che comunque contiene delle, dei capolavori eh, indiscutibili. Questa volta, invece, eh, andiamo sul repertorio forse ancora meno conosciuto, che è la romanza da camera italiana tra 8 e 900, partendo da Tosti che eh, come autore è decisamente poco, poco frequentato, fino a, a, a Respighi, naturalmente, una presenza bergamasca, una, una lirica di Roberto Casiraghi, che, che è un compositore che è stato molto apprezzato anche da, da dalla piccola, che è stato allievo appunto di Casiraghi per breve periodo, per finire con... Eh, alcuni brani di Berio eh, che, sono appunto, eh, che sono appunto le quattro canzoni popolari eh, di Luciano Berio. Eh, seguirà eh, un concerto per flauto, è eh, un po' una scommessa, un concerto per flauto solo ma con tanti flauti, eh, non flauti diversi come taglia di flauto ma flauti diversi storicamente. Perché, diciamo, il punto centrale di questo concerto, che è tenuto da Mario Carbotta, è Syrinx, il brano famoso di Debussy. Ma eh, prima e dopo, eh, quindi dall'Ottocento al pieno Novecento, con flauti eh, storici adatti alle musiche che, che vengono presentate. Poi vi sarà un altro appuntamento di Acrom. E poi il 25 marzo torna da noi un ensemble che è nato con gli incontri, cioè il duo eh, Tiziana Moneta, gabriele Rota-Pianoforte a quattro mani eh, è nato con gli incontri, poi ha fatto una sua carriera, ha, ha fatto eh, numerosi, numerosissimi cd molto, molto apprezzati. Il concerto è un po' un omaggio agli incontri, un omaggio a Fellegara, un omaggio a quello che si faceva quando c'era lui, cioè eh, collegando la musica classica, in questo caso, in, in questo caso abbiamo eh, la serenata di Vorjak, la serenata per Aki in una trascrizione e anche se un classico del Novecento che sono le danze galanta di Kodai ha, ha due brani, uno di Fellegara e uno mio. Che sono stati portati in giro molto spesso da questo assalto. Nuovamente abbiamo a croma e eh, ancora a croma che concluderà la stagione. Poi abbiamo messo in coda una giornata speciale. Questo è già uno dei primi appuntamenti un po' extra stagione perché. Mh, in una domenica di maggio, in, in collaborazione con l'Associazione delle dimore storiche italiane, ci sarà una sorta di maratona musicale. E questo però è tutto da, tutto da fare, tutto da, da rilaborare, era solo per lanciare eh, questo, questo aggancio. Direi che a questo punto gli amici della Chrome devono parlare dei loro quattro appuntamenti che comprendono anche eh, il risultato della Call for Score, perché da un po' di anni si fa anche questo, cioè si manda in tutto il mondo la richiesta di partiture per eh, avere nuove composizioni. Quest'anno diciamo la pesca è stata miracolosa da un certo punto di vista, perché sono arrivate da tutto il mondo ben 81 partiture. La giuria è un po' faticata, però a Crom era contentissima. Esatto, eh, un saluto a tutti gli amici di Acrom, ringrazio l'amico Pieralberto Cattaneo per le sue parole e per ospitare ancora una volta Acrom Ensemble all'interno della programmazione degli incontri europei con la musica. Acrom giunge così alla settima edizione di E adesso musica, la stagione di musica contemporanea di Acrom, che come tradizione si sviluppa su quattro appuntamenti a cadenza mensile tra febbraio e maggio. Il primo appuntamento, quello che apre la stagione dell'11 febbraio, eh, presenta ben eh, tre prime esecuzioni assolute di Umberto Bombardelli, Andrea Melis e Alberto Cara, oltre che un brano eh, a ricordo di eh, Fausto Mitelli. Eh, il secondo concerto, eh, quello del mese di marzo, è invece dedicato alla figura di Bruno Bettinelli, illustre compositore e grande didatta, che verrà ricordato con l'esecuzione della sua sonatina per flauto e pianoforte, oltre che con due brani scritti appositamente per questa occasione da Lorenzo Divore e da Paolo Coggiola. Paolo Coggiola che darà vita insieme, insieme a Vittorio Zago, di cui sarà eseguito in prima assoluta eh, l'Igneo per violino solo, eh, ad un eh, dialogo eh, amichevole. Eh, proprio incentrato sulla figura del, del maestro sia di Paolo Coggia che di eh, Vittorio Zago, che fu appunto eh, Bruno Bettinelli, è un modo per mh, introdurre la figura di questo illustre personaggio del mondo musicale italiano al pubblico di Acrom. Il terzo appuntamento, quello del 15 di aprile, è invece, come anticipava Pier Alberto, eh, dedicato ai... Premiati ai compositori segnalati dalla Call For Score 2022 di Acrom, che appunto ha visto la partecipazione di più di 80 partiture provenienti da tutto il mondo, e questo ha sì messo a dura prova la commissione eh, che, che Acrom ringrazia di cuore, ma ha permesso anche di selezionare eh, dei pezzi di altissima qualità che Acrom sarà felice di, di presentare a proprio pubblico. In chiusura con il concerto di maggio, eh, daremo vita al, al concerto che eh, abbiamo intitolato Contaminazioni, cioè presenteremo dei, dei brani di musica contemporanea che in qualche modo eh, vengono influenzati da generi e da eh, stili musicali differenti oppure eh, che sono stati influenzati eh, da suggestioni extramusicali. Quindi ancora una volta una proposta molto, molto varia, eh, speriamo che riscuota l'interesse del, del nostro pubblico e contiamo di vedervi numerosi in, in sala piatti. Grazie.